Lunedì 12 marzo, presso il Teatro Norba, alle ore 20:30, l'Associazione Armadio Nautica, sezione di Conversano, ha ospitato la compagnia teatrale barese Codice Arte, che ha rappresentato la storia di Anna Quintavalle. La Porta Panner, una rievocazione storica della rivolta del pane avvenuta a Bari nell'aprile 1898 a causa dell'aumento del costo della farina. Anima della rivolta fu una popolana barese, Anna Quintavalle. Lo spettacolo pone l'accento su fatti storici realmente accaduti e sul coraggio delle classi più umili. Il teatro era colmo di spettatori. Prima dell'inizio dello spettacolo abbiamo ascoltato il colonnello Vittorio Iudice, presidente della locale associazione Armadio Nautica, che ha fatto alcune comunicazioni sull'attività dell'associazione. I protagonisti della commedia, Nico Salatino, Cristina Angiuli e Lilia Pierno. Avremmo in animo, visto i primi di maggio, di fare una conferenza dibattito sulla raccolta dei rifiuti, sulle pratiche che ognuno di noi dovrebbe tenere per rendere efficiente il servizio e soprattutto in vista della preservazione dell'ambiente, che dovremmo cercare di lasciare integro o quantomeno quanto meno inquinato alle nuove generazioni che si ritroveranno questo problema che è grosso. In ultimo avremmo come obiettivo anche una conferenza dibattito sullo stato della giustizia in Italia, facendo un dibattito che si baserà sulla conoscenza del diritto da parte di un professore universitario, di un giudice, cioè coloro i quali applicano la legge, e della controparte, che potrà essere un avvocato. E ancora allo studio, cercheremo di realizzarla intorno alla metà di maggio, di giugno, che poi si va in ferie. In compagnia dell'attore Nico Salatino, chi è Anna Quintavalle? Anna Quintavalle è una popolana barese che capitano una sommossa popolare nel 1898, il 27 aprile precisamente. E capitano questa sommossa per l'aumento degli sfarinati, quindi la farina per il pane eccetera, cioè quell'aumento fu la scintilla che fece scaturire una sommossa popolare che durò 8 giorni. Carissimi telespettatori, innanzitutto è importante conoscere i personaggi di questa commedia e soprattutto Anna Quintavalle, che è qui con noi. Salve, Anna Quintavalle. Nico ha parlato dell'avvenimento più importante della vita di Anna, che è appunto la rivolta popolare che ci fu a Bari e che poi naturalmente non si fermò soltanto a Bari, ebbe ripercussioni anche in tutta Italia fino ad arrivare a Milano ai cannoni di Bava Beccaris, che sparò sulla folla. Parlarono anche a Vicenza. Si propagò per tutta l'Italia, non fu soltanto Bari e la Puglia. Nel futuro poi della sua vita Anna ha anche, possiamo dirlo, Nico, militato politicamente, sì. Conosceva bene Benito Mussolini, quando Mussolini era socialista, erano iscritti tutti e due al Partito Socialista. Anche la figlia, si dà il messaggio anche la figlia di Anna Quintavalle. La figlia di Anna Quintavalle, io sono Maria, praticamente una ragazza che vive semplicemente... all'insegna della mamma, che ascolta dalla mattina alla sera le sue fiabe, le sue storie, una signorina, la definiremo oggi una zitellona, perché io praticamente ho 37 anni e non sono ancora fidanzata né sposata, e quindi vive all'ombra della mamma. Capucinanza, per me chiande la risata.
e io non mi chiamo a sedare uno che ci sono prezzi. Ma da me, ma ci faccio piacere che tu fa, invece c'è. Però non ci si può andare una cosa da chi è. Maria! Viva, Anuscia! No! È un sacco! E mangiare le cose che le dici e tutti insieme! Fascista. Non è un carattere di, però ci fa circa la promessa che la politica non si
ma tocca a lui, ma giù. Guarda, sta capitando a me.